In Europa si verificano annualmente 4 milioni di infezioni da germi antibiotico resistenti, che causano oltre 37.000 decessi. Come si pone il Ministero della Salute di fronte a un'emergenza simile? Abbiamo approfondito l'argomento a Roma in occasione di un evento organizzato da società scientifiche con il patrocinio di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità insieme alla dottoressa Stefania Iannazzo. Allora dottoressa, come si pone il Ministero della Salute di fronte all'emergenza delle infezioni da germi antibiotico resistenti? Allora, il problema delle infezioni da microrganismi antibiotico resistenti è sicuramente al momento una delle maggiori priorità che il Ministero della Salute sta perseguendo sia a livello nazionale che sui tavoli internazionali. Vi è un movimento scientifico e anche politico molto forte, fortunatamente, perché uno degli elementi chiave per il successo comunque di interventi di sanità pubblica è rappresentato dall'accountability, quindi dalla responsabilità, dalla presa in carico del problema da parte dei politici e quindi anche da parte dei decisori. A livello di Ministero della Salute abbiamo istituito da tempo un tavolo tecnico che sta per prima cosa esaminando i numeri per comprendere appunto quale sia l'entità e la dimensione del problema nel nostro paese e sta altresì predisponendo un piano nazionale per il contrasto all'antimicrobico resistenza. L'approccio che è stato utilizzato è quello One Health e Global Health, che poi è in Italia quello che caratterizza comunque il nostro Ministero della Salute sia sin dalle origini, quindi dagli anni 50 almeno, in quanto la salute sia umana che veterinaria, animale e poi gli aspetti di sicurezza degli alimenti si trovano tutti sotto lo stesso ombrello che è appunto il Ministero della Salute, mentre nella maggior parte degli altri paesi, sia europei sia a livello mondiale, alimenti e animali si trovano all'interno, sono le problematiche attinenti a questi due aspetti, si trovano all'interno del Ministero dell'Agricoltura. Il fatto che tutte e tre queste realtà che influiscono e che impattano sull'antimicrobico resistenza si trovino nel Ministero della Salute rende sicuramente le attività di prevenzione ed il nostro lavoro molto più agevole, in quanto c'è una maggiore facilità di comunicazione. Quindi tutti gli stakeholders sono stati messi attorno allo stesso tavolo, abbiamo coinvolto anche l'AIFA, abbiamo coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità e gli esperti, nonché le regioni che sono comunque stakeholder molto forti nell'attuale assetto istituzionale del nostro Paese. Ecco, andando proprio sul pratico, questo tavolo tecnico quali misure ha approvato come prevenzione e magari sta già adottando? Allora, per il momento siamo in fase abbastanza avanzata di predisposizione di questo piano per il contrasto all'antimicrobico resistenza, che sarà coerente con le indicazioni che provengono anche a livello internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché comunque è stato approvato a maggio scorso del 2015 il piano globale per il contrasto all'antimicrobico resistenza, in cui sono state individuate sulla base comunque di esperienze già mutuate anche da altri paesi che sono più avanti nell'affrontare questa problematica, anche perché l'hanno registrata in maniera più significativa prima di noi, sono state individuate quelle che fossero le azioni strategiche più significative. Sicuramente è fondamentale l'attività di sorveglianza che deve riguardare sia le infezioni da germi antimicrobico resistenti nell'uomo, sia le infezioni negli animali, ma anche sorveglianza sull'uso degli antibiotici, perché è un problema molto, molto sentito e riguarda l'utilizzo improprio di antibiotici nell'uomo, l'utilizzo eccessivo di antibiotici, per esempio nel caso dell'influenza si ricorre facilmente all'antibiotico. E non serve ovviamente. Non serve assolutamente, perché come sa l'influenza è provocata da un virus e gli antibiotici non hanno alcuna efficacia nei confronti dei virus. Accanto all'uso inappropriato c'è un uso eccessivo, laddove per esempio la prescrizione prevede un'assunzione per 5 giorni, invece viene protratta per una settimana o 10 giorni. Vi è un uso poi inappropriato anche in ambito veterinario, laddove vengono utilizzati per scopi profilattici, per evitare, ovvero che un'infezione, che
all'interno di un allevamento si possa diffondere un'infezione anche se non vi siano prove di capi di bestiame ammalati o addirittura vengono utilizzati come fattori di crescita degli antibiotici, addirittura antibiotici per uso umano. Uno dei temi per esempio che si sta discutendo molto è quello di valutare la limitazione dell'uso di antibiotici per uso umano, dedicare alcuni antibiotici ritenuti particolarmente importanti esclusivamente all'utilizzo nell'uomo, quindi per la cura delle patologie dell'uomo. Le dico che un'altra tematica che si sta discutendo riguarda l'uso profilattico degli antibiotici. Se lei va dal dentista, le viene raccomandato di prendere dal giorno prima, almeno dal giorno prima, un antibiotico. Si sta discutendo sull'opportunità di proseguire in questa abitudine, se non sia invece necessario modificarla per appunto preservare il più possibile uno strumento che è stato importantissimo, che ha cambiato sicuramente la storia dell'uomo, ma che sin dalla sua nascita ha visto comparire già il fenomeno dell'antimicrobico resistenza. Poi accanto a queste azioni sicuramente di provata efficacia vi è il coinvolgimento appunto della popolazione attraverso campagne di educazione sanitaria, di informazione per l'uso appropriato dell'antibiotico, perché il cittadino sappia che in certe situazioni non deve richiedere l'antibiotico. Sono campagne rivolte a tutti i cittadini o sono focalizzate anche ai ragazzi, agli studenti, nelle scuole? Allora, le devo dire che fare un intervento di educazione sanitaria laddove non si parla semplicemente di informazione attraverso un poster, allora non è facile, e sicuramente quanto più il target su cui si va ad intervenire è giovane, tanto maggiore la possibilità poi che l'intervento possa avere successo e che quindi si possano effettivamente non solo andare a modificare le conoscenze, ma modificare anche le attitudini e gli atteggiamenti.